Ma è una città che solo cambiando può dare economia, lavoro ai giovani, i nostri giovani vanno all'estero, noi dobbiamo costruire dei luoghi per cui possiamo avere lavoro, economia. Abbiamo una grande vocazione turistica, non bastiamo più per come siamo messi, va bene il mare, i nostri servizi, ma bisogna avere il coraggio di cambiare. Allora siamo partiti dalle fogne, perché il mare è la nostra sostanza vitale, 154 milioni di investimento, stiamo facendo il piano di salvaguardia e balneazione, gli scarichi a mare 2016-2017. Verranno 2018 verranno chiusi. Poi la città cambia, avete visto, fila dritto da Miramare alla Fiera non ci saranno più semafori e quindi tu potrai attraversare la città da nord a sud sul grande asse che dalla Fiera va alle Celle e poi via Roma e arriva fino a Miramare. Fluidifichiamo il traffico sulla statale 16, la rotonda di Covignano, di Grotta Rossa, qui arriverà quella della Superstrada di San Marino e di Montescudo. Sfondiamo lungo il Marecchia via Tonale in modo tale che chi viene dalle Celle potrà andare a sud della città facendo lungo Marecchia la statale 16. Cosa voglio dire? Che cambia tutto, dobbiamo avere il coraggio di togliere le auto dal centro storico, di cucire le periferie, di rifare le fogne. E siamo dentro questo grande cammino che oggi i riminesi capiscono, percepiscono. Dentro questo grande cammino c'è la riqualificazione del centro storico, che è di tutti, noi nasciamo qua. Se non c'erano i romani che facevano il Car del Decumano, non ci sarebbe Rivasdura, non ci sarebbe Viserba, non ci sarebbe il Quinto Pep. Mettiamo mano al centro storico, lo liberiamo dalle auto, costruiamo un grande centro commerciale naturale. Abbiamo detto le Befane hanno portato via gente dal centro. Bene, noi riportiamo gente da tutto il mondo nel nostro centro storico facendo cosa? L'anello delle nuove piazze. Già lo stiamo inaugurando, il tappeto rosso di asfalto che fa brillare le nostre chiese di Sant'Agostino, di San Bernardino, abbiamo le scuole del 300 riminese. Nell'anello del centro storico ci saranno nuove piazze, tra cui Piazza Malatesta. Noi abbiamo un gioiello, dobbiamo raccontarlo al mondo per attrarre i turisti del mondo, che se no vanno in altre città d'arte. Il nostro gioiello cos'è? Il Rinascimento della rocca malatestiana, una rocca del XV secolo che dialogherà con il teatro, pensato un po', inaugurato da Verdi. Cosa cambia? La mia abitudine. Io parcheggio tra la rocca malatestiana del XV secolo, del 1400, e il teatro inaugurato da Verdi. Non va bene. Allora costruiremo un grande parco urbano. Avete presente la rocca di Sant'Arcangelo, dove prima sotto c'era un campo abbandonato, oggi c'è un grande parco urbano con attività commerciali, opere d'arte. Il Teatro Galli è un cantiere aperto che vogliamo chiudere entro il 2016, si aprirà sull'esterno e ci potrà essere un'arena che ospiterà la sagra musicale malatestiana, Zubin Mehta, i grandi spettacoli del mondo, il teatro che si apre sul retro e dialogherà con la rocca. Questo è il grande progetto, un altro grande progetto che non è che stiamo enunciando. È partito, c'è una gru che gira sopra il Teatro Galli, partiranno i lavori per fare una grande area verde che risalterà il castello e il vecchio fossato e il centro avrà il Rinascimento e il castello, il teatro e Verdi, a 100 metri Fulgore e Fellini, poi il museo con il 300 riminese, la Domus del Chirurgo. Piero della Francesca e Giotto nel Tempio, l'Arco d'Augusto e il Ponte di Tiberio. Con questa potenza attireremo turisti, economia, ci saranno più attività commerciali e più lavoro. Questa soluzione ha al centro lo spostamento del mercato, ci sono diverse ipotesi. C'è un dialogo fitto con i commercianti, con gli ambulanti, con i commercianti del centro storico. Guardate che questo progetto non è calato dall'alto, è nella storia, 70 anni della liberazione, c'è una ferita che gronda, quel teatro è stato sfondato dalle bombe e oggi lo dobbiamo mettere a posto. Per metterlo a posto dobbiamo utilizzare dei fondi europei, entro dei tempi, se no ce li tolgono, quindi dobbiamo allargare il cantiere, c'è una necessità. Siccome non si chiuderà il Ponte di Tiberio, ma si riqualificherà l'intero borgo, non si passerà più con l'auto sul Ponte di Tiberio per svoltare a destra, fare la circonvallazione occidentale, il castello Borgo Sant'Andrea a Bigno, quella transito tra nord e sud passando dal centro non ci sarà più. Allora viene di conseguenza il fatto che devi portare avanti il teatro e cambiare il traffico, viene di conseguenza, come dire, un ragionamento diverso su una collocazione di un'area mercatale. Ovviamente ci sono le persone, c'è il lavoro, ci sono le imprese. Noi insieme agli ambulanti, i commercianti, tutti i commercianti stiamo dialogando per capire qual è la collocazione più giusta. Probabilmente una delle ipotesi che sta nascendo, ce n'è una fuori dal centro, zona Questura, mercato ortofrutticolo, una a ridosso dei ferrovieri, una in centro, probabilmente quella in centro consentirà
di ragionare su un'area mercatale che avrà più parcheggi, 1153 parcheggi intorno all'area del Settebello e della Fiera. Se il mercato si avvicinerà al mercato ortofrutticolo, quindi rimarrà in centro, nel cuore, diventeremo un grande ipercommerciale, verrà più gente. Pensate che in quell'area lì, dove c'è l'ipotesi, una delle ipotesi in campo, può essere che il nuovo mercato ambulante incontrerà il fatto che l'11 il Filobus entra dentro il mercato con i suoi 10.000 passeggeri. Ci saranno 19 linee di bus, di autobus riminesi che transiteranno vicino all'area, all'ipotesi dell'area del mercato ambulante in centro. Quindi ci sono delle ipotesi, alcune di queste daranno di più al mercato ambulante, che oggi già soffre di crisi, oggi è già in crisi. Noi vogliamo valorizzare il mercato ambulante dentro il progetto di riqualificazione della città. Grazie.